Ciao, sono Vito Alfarano di Brindisi. Vito Alfarano, brindisino doc e cittadino del mondo, 36enne danzatore prima e ancora oggi. Poi anche coreografo, ha fatto delle tematiche sociali come la detenzione, l'audiolesismo, il problema di coloro che hanno difficoltà a percepire i suoni, il suo percorso di vita acquisendo le conoscenze che ora caratterizzano il suo bagaglio culturale dopo aver lavorato con coreografi di fama italiana e internazionale come Mauro Bigonzetti, Fabrizio Monteverde, Nicolas Musin, Ismael Ivo, Claudio Ronda, Benjamin Millepied, Carl Alfred Schreiner. Signore e signori, benvenuti. Con questo spettacolo vi avvicinerete al mondo dei sordi. Ascolterete la musica non solo con le orecchie, ma l'avvertirete nel vostro corpo attraverso le vibrazioni percepite dalle vostre mani. Il talento e la capacità artistiche e coreografiche di Vito Alfarano hanno avuto nel tempo riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra i quali il Grand Prix alla quarta edizione dell'International Sergei Diaghilev Competition of Choreographic Art con la giuria presieduta da Vladimir Malakov in Polonia. All'età di 30 anni ha ideato un laboratorio di movimento corporeo e teatralità dal titolo Oltre i confini, svoltosi con i detenuti nella casa circondariale di Rovigo. Dal 2013 è membro del Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere, ideatore, coreografo, nonché interprete della performance dal titolo Quasi sordo, mi piacciono i maiali, già progetto finalista al premio GDA Puglia 2011, con la quale rappresenta l'Italia alla 17ª edizione dell'International Dance Festival Dance in the World of Light, Cina, Israele, Italia, Mozambico, Corea, tenutosi nell'ottobre 2014 in Cheonan, Corea del Sud. Ha curato anche le coreografie per lo spettacolo Il rumore dell'amore, ispirato a Paolo e Francesca e agli innamorati contemporanei, e per Testa o Croce, entrambi prodotti dalla compagnia Fabula Saltica. Per il video musicale How About della cantante americana Isis Gee e per Moving the City, progetto dell'Arsenale della Danza della Biennale di Venezia con la direzione di Ismael Ivo. Ha curato la regia del Reading L'unico me stesso che conosco per la Caporetto Production e per il video arte Il mio grido, realizzato con i detenuti del carcere di Rovigo, ricevendo una menzione speciale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e selezionato in vari festival di arte contemporanea in Europa. L'ultima, in ordine cronologico, esperienza professionale di Vito Alfarano è il risultato di una sinergia di una collaborazione Italia, Israele, Germania e Corea commissionata dal Sea Dance alla 17ª Dance Festival di Seoul in Corea del Sud, che ha ottenuto un clamoroso successo. Il brindisino Vito Alfarano è stato l'unico scelto a rappresentare l'Italia insieme a Yaron Shamir, Israele e Germania, e Na Hong Park, che rappresentava la Corea del Sud. I tre coreografi insieme hanno realizzato appositamente una performance per il Sea Dance Festival in Corea, con il supporto anche del Goethe Institute di Germania. Lo spettacolo ha debuttato a Seoul il 17 ottobre 2014 per il Sea Dance Festival e portato in scena inoltre al Festival Dance Asia World Collaboration Performance a Gwangju in Corea del Sud il 23 ottobre 2014. Lo spettacolo è stato già richiesto per il 2015 a Berlino, Stoccarda, Corea del Sud e Singapore. Non male per qualcuno che è partito dal profondo sud dell'Italia. Non è importante il come si dice un qualcosa, ma cosa si dice. Che tu possa incontrare qualcuno al quale andare bene così come sei. Una vita è un'opera di teatro che non ha prova iniziale. Dimmi come credi, fai ciò che vuoi. Prima che cadi il sipario e l'opera finisca senza applausi.